attenzione, scatta Chioccioli, un momento particolarmente interessante. Chioccioli e Indurain in prima persona va all'inseguimento di Chioccioli, un momento bellissimo. Poi c'è anche Chiappucci che esce dal gruppo, attacco di Chioccioli con Indurain ed ecco in terza posizione Chiappucci. Poi vediamo, ecco, perfetta la telecamera, ci inquadra Chiappucci, poi Conti, ecco lo scatto di Conti della maglia verde e poi abbiamo visto anche Tonkov. Allora la situazione, ora rimaniamo sugli uomini in classifica, è Chioccioli che attacca, nella scia di Chioccioli c'è la maglia rosa di Indurain, 10 chilometri alla conclusione, attacca Chioccioli, Indurain nella scia di Chioccioli, Chiappucci attende di attaccare a sua volta. Era quello che tu speravi, e mi rivolgo al direttore della Gazzetta dello Sport, mentre ecco che arriva Conte. Beh, è quello che io speravo, è chiaro che questo può essere uno dei colpi di spillo che ci sono stati fino a questo momento, però se fra mezzo chilometro al posto di Chioccioli scatta un altro corridore nostro e costringe questo Indurain a un nuovo sforzo, e se queste azioni si susseguono uno dietro l'altro, allora può scapparci effettivamente quello che il pubblico attende. Poi noi accettiamo sempre il verdetto sportivo perché è sacro. E continua a scattare Chioccioli, Cerqueti, la situazione in corsa. Chioccioli, Indurain, Chiappucci e Conti hanno ottenuto qualche metro su un gruppetto composto da 6 o 7 corridori. Ora Giovannetti cerca di riportarsi sul quartetto che si è staccato, ora sembra aver pagato un po' lo sforzo. Chioccioli che scala ed è Chiappucci adesso a tirare davanti a Conti e accanto a Conti. Ed ecco che arriva Giovannetti. È arrivato Giovannetti, quindi si è ricomposto il gruppo. Ecco Giovannetti, Giovannetti, scatto di Giovannetti, Indurain è pronto a portarsi nella scia del corridore milanese. Giovannetti è milanese di nascita, toscano di adozione. Giovannetti che ricordiamo vincitore di un Giro di Spagna, medaglia d'oro a Los Angeles nella 100 km a squadre. Forcing di Giovannetti con Indurain in seconda posizione, poi la maglia verde di Conti, poi ecco Chioccioli, vediamo che Conti si sta portando sulla destra, controlla la situazione Indurain, scatto di Conti, Indurain lo guarda. Si stanno parlando, non so cosa si stanno dicendo, non so, è difficile capire da star qui cosa possono fare, ma Conti ha due corridori davanti, uno è Furlan e l'altro è Lenni. Sì, comunque dietro sono gli altri, ma ti stavo dicendo, Conti non può, non credo che debba scattare o meno, perché davanti ha Furlan in fuga con 7 minuti, poi ha Lelli che è dentro nei tre, quindi secondo me a questo punto Conti cercherà di tenere fermo il gruppo perché ha due corridori in fuga. Senti, visto che tu hai lanciato questa ipotesi, Indurain sta parlando con Conti, visto che tu sei stato campione del mondo, che tu hai vinto un Giro d'Italia, cosa può avergli detto? Non sono un indovino, non te lo posso dire, quindi è difficile. Io ho fatto la mia ipotesi è questa, che secondo me lui, ecco, ha davanti Furlan, ha davanti Lelli che è un po' davanti, quindi Conti cercherà di stare lì davanti e tirare tranquillamente. Non credo che siano d'accordo per fare la corsa per Indurain, a meno che... Ecco che scatta ancora Giovannetti, scatto di Giovannetti che ormai nella scia di Botarelli. Giovannetti, Conti, Indurain, Chioccioli, ecco Giovannetti. Devo dire che Giovannetti ci sta provando, non è un grande scattista perché non ha le caratteristiche da scattista, è solamente uno che può fare dei grandi allunghi, ci sta tentando e quindi vediamo un attimino come reagirà il gruppo. Ho visto che Conti davanti non ha tirato, è stato fermo, quindi ha lasciato fare un attimo Indurain, non so se Conti poi adesso si metterà in testa a tirare per andarla a prendere, perché potrebbe andare a prendere Giovannetti, ecco Conti che sta facendo l'andatura per prendere Giovannetti, perché davanti c'è Lelli e quindi vuole tenere il gruppo, quindi Indurain direi così si è trovato davanti un corridore che gli può dare una mano. Ecco però che Conti si sposta, lascia che sia Indurain a condurre l'inseguimento, è Indurain all'inseguimento di Giovannetti, la situazione a 9 km dalla conclusione, Furlan ormai solo con un vantaggio di 7 minuti, poi a 4:40 Rue, Filippo e Lelli,
il gruppo ora composto da Faresin, Tonkov, Zaina, Chiappucci, Martinez, Giovannetti, Amstin, Gonzales, Arieta, Vona, Chioccioli, Giupponi, Indurain, Conti e Bottarelli. Giovannetti è stato ripreso e sentiamo un altro campione del mondo, un altro vincitore di Giro d'Italia, Beppe Saroni. Sì, una bellissima tappa, purtroppo Indurain non l'hanno ancora attaccato da lontano e si risolverà questa tappa sicuramente con questi scatti finali. C'è anche Amstin. Probabilmente Indurain è molto superiore in salita, li andrà a riprendere tutti e farà ancora un bel piazzamento. Però... allora, mentre sta anche... scattando, scusa, vediamo... Gonzales Ramon, a te la linea Gianni, scatto esatto. Di Ramon Gonzales. C'è lo scatto del numero 65 della Festina, si tratta di Arrieta. Io ti do la composizione del gruppo grazie anche alla collaborazione di Matteo Bosicevic. È rientrato Faresine 192, con il 185 Cornigliè, con il 112 Zaina, con il 2 Vona, con il 109 Tonkov, con il 72 Giovannetti, con il 121 Amstin, con il 66 Gonzales, con l'1 Chioccioli, con il 31 Chiappucci, il 54 Conti, il 25 Miguel Indurain, il 111 Flavio Giupponi ed è rientrato anche De Las Cuevas, che aveva accusato un leggero ritardo, ora si è ripreso e si è riportato sul gruppo della maglia rosa, che vede in testa la maglia verde di Roberto Conti, leader della classifica relativa al Gran Premio della Montagna. Intanto continua l'azione di Ramon Arrieta, linea al palco. E vogliamo ricordare che il numero 65, l'esatto nome è Ramon Gonzales Arrieta. Ecco, Ramon Gonzales Arrieta con il numero 65, scatto 2.25. Mentre scatta ancora Vona, ecco Gonzales Arrieta all'attacco, poi c'è il gruppo in testa al quale Vona, mentre ricordiamo Videociclismo, la rivista in video sul mondo della bicicletta. Vona all'attacco in questo numero, Spagna, tutte le grandi corse, le gare straniere in maggio, l'incontro con l'ex e Vittoria Adorni, che naturalmente ci ha passato Videociclismo proprio per fare reclam non solo alla cassetta proposta dalla RAI e da Logos, ma soprattutto per far pubblicità al suo pezzo, poi speciale Olimpiadi, Il Fatto. Ecco qua che il nostro regista inquadra la cassetta, mentre nel gruppo vediamo la maglia del campione nazionale francese De Las Cuevas, con Tonkov in seconda posizione e Conti in terza, Chiappucci, poi ancora Giovannetti. A che punto siamo della salita, Gianni? Siamo in un punto non particolarmente ripido, certo salita di grandissimo livello qualitativo naturalmente, ma non è l'ascesa più delicata, quella in cui la pendenza raggiunge anche il 14%. Vorrei sottolineare l'assoluta tranquillità, degna proprio di un sovrano della corsa, di Miguel Indurain, che si trova in quinta, sesta posizione. Fino a questo momento tutto sta andando a gonfie vele per il leader della corsa. Intanto viene raggiunto Ramon Gonzales. E invece, fortunatamente, e Saroni ride, sorride, perché vede la conferma di quello che diceva prima. Dove può andare Tonto? Ma non lo so, è ancora lontano dall'arrivo, però è importante, un ragazzo giovane, essere fra questi campioni è importantissimo. E Tonkov, scusa, ha raggiunto e staccato Lelli. Ecco Lelli e Filippo. Lelli ha perso contatto, ecco Tonkov, mentre dal gruppo è scattato Conti, smanetta sul cambio Tonkov, ecco la maglia verde di Conti, scatto di Conti, che ricordiamo in classifica generale è secondo a 1.59. Ecco Filippo che si rialza. Allora sentiamo le ultime novità dalla corsa, Gianni Cerquetti. Sta perdendo contatto Cornigliè, ora in chiara difficoltà Lelli, che evidentemente ha dato il massimo durante il tentativo di fuga. Prosegue dunque il gruppo maglia rosa dopo che Conti ha guadagnato. Scusa, ecco Conti che ha già raggiunto Tonkov, un altro attacco per la maglia rosa,
come si difende in gruppo la maglia rosa, Gianni? C'è sempre Della Cuevas, Miguel Indurain non si preoccupa più di tanto evidentemente di Tonkov e lascia ancora tirare Della Cuevas. La situazione Della Cuevas, Indurain, Chioccioli, Chiappucci, Vona, poi Giupponi che ora viene affiancato da Empstein, dietro c'è Zaina, in penultima posizione ora Giovannetti, poi il numero 66 della Festina, Martinez, e davanti a Giovannetti Arrieta. Ancora Della Cuevas in testa a questo gruppetto maglia rosa con Indurain che continua nella sua progressione. Forse sarebbe interessante anche chiedere agli esperti sul palco, questa tecnica ormai è diventata costante di Indurain di affrontare queste salite molto dure con un rapporto molto più agile di molti altri corridori. Linea al palco. Ed ecco che scatta Chioccioli, attenzione, scatto di Chioccioli, mentre Filippo giustamente è stato fermato dal direttore sportivo Acevarri per dare una mano alla maglia rosa. Ed ecco la maglia rosa che entra in azione, scatto di Chioccioli marcato per il momento da Filippo con Indurain in testa al gruppo. Seguiamo, siamo a 6 chilometri all'arrivo, abbiamo visto la maglia verde di Giovannetti, poi quella dello statunitense Amstin, attacco di Chioccioli mentre Furlan viene segnalato a 5 chilometri dalla conclusione. Attacco di Chioccioli, vediamo di seguirlo meglio se è possibile. Mentre ricordiamo Furlan, ecco Conti, poi Tonkov, poi ecco ripreso Chioccioli con Chiappucci, quindi l'attacco ecco che arriva, Giovannetti e poi Amstin, sei uomini al comando, Gianni. Di Roberto Conti, di Tonkov, di Filippo, Indurain, Chioccioli e Chiappucci, ora sta sopraggiungendo anche Giovannetti, dunque un gruppetto di 7 unità comprendente la maglia rosa. Ancora Roberto Conti si alza sui pedali, osserva la situazione alle sue spalle, continua a seguire Conti, Tonkov dietro Filippo. Era avanzata l'ammiraglia della Banesto prima del nostro penultimo collegamento, aveva ricevuto l'ok da parte del presidente della giuria e poi subito è scattato il piano, è rimasto Filippo ad attendere e controllare per poi dare una mano anche a Indurain, e dunque subito Filippo è andato a marcare stretto Conti. Ancora sui pedali Chiappucci in penultima posizione in questo gruppetto, dietro a Chiappucci Giovannetti e davanti a Chiappucci c'è Chioccioli. Conti ora si alza nuovamente sui pedali e intanto passa a condurre Tonkov e accanto a lui c'è Filippo della Banesto. Linea al palco. Ed ecco, vediamo Filippo nella scia del quale si è subito posto Indurain, sulla sinistra con la maglia verde Conti, nella scia di Conti Tonkov, poi ecco Chioccioli, Chiappucci e quindi Giovannetti, è rimasto ecco Amstin, lo statunitense Amstin, il portacolori della Motorola Magniflex, che si riporta nella scia del gruppo di testa. È sempre Filippo, Filippo con Della Cuevas, i migliori gregari di Indurain. Filippo era all'attacco, giustamente Acevarri, che è un bravissimo direttore sportivo, lo ha fermato. Ed ecco scatta ancora Conti per portarsi nella scia di Filippo. Adorno. Mi sembra una mossa tattica giusta, perché Filippo forse è andato avanti a seguirle lì un attimino per vedere anche come si metteva dietro. Spesse volte queste manovre vengono effettuate, si manda avanti un corridore nel senso che insegue qualcuno in attesa che venga la bagarre per poi stare lì. Poi quando hanno capito che dietro serviva più Filippo, si è visto la macchina da Banesto andare davanti a fermarlo, è una cosa normalissima. Adesso Indurain ha due corridori, Filippo e Della Cuevas, ma soprattutto per fare l'andatura. E poi abbiamo visto che quando occorre personalmente è lui che si incarica di andare a prendere Chiappucci o Chioccioli o Giovannetti, quindi vuol dire che questo corridore ha certamente dentro delle energie che potrebbe magari anche fare qualcosa di più. Quello che ha detto Cannavò sarebbe interessantissimo, cioè che questo Indurain prima o poi alla fine può darsi che vinca una di quelle tappe per coronare di tutto questo giro, non solo la cronometro l'ultimo giorno, ma certamente anche qualcos'altro. 5 chilometri alla conclusione, 5 minuti per Furlan sul francese Rouet, a 5.20 Chioccioli, Chiappucci, Indurain, Tonkov, Conti, Filippo, Giovannetti, Amstin, ma ci sono altri rientri, Gianni. Sono rientrati Giupponi, Zaina,
Vona e i due della Festina, il 65 e il 66, Ramon González Arrieta e Juan Martinez, i due spagnoli. Ora viene segnalato il ritardo dal battistrada del gruppo Maglia Rosa nella misura di 5 minuti e 20 secondi. Lì al palco mentre allunga ancora Conti e dietro a Conti Indurain. Vai Adriano. Ed ecco Conti in prima posizione con Indurain in seconda, poi Filippo, Chiappucci, Chioccioli, Amstin nell'ordine. Conti. Ma è strano questo suo comportamento, non credo che voglia staccarli perché vedo che sta tirando la fila lunga, cioè non credo, dico, non penserà di staccare a questo modo, visto che va davanti Furlan potrebbe anche starsene tranquillo e cercare di scattare in un modo diverso, cioè non ho, è un'azione che non riesco a inquadrare in questo momento, anche perché d'accordo Conti è secondo, ma per poterli staccare dovrebbe scattare, insomma, perché visto come sono andati fino adesso. La inquadri tu Saronni? Ma probabilmente Conti non vuole essere un attacco questo, ma è solo un mettersi davanti e cercare un'andatura che va bene a lui senza niente togliere a Furlan davanti, cioè vuol dire mettersi nelle prime posizioni per fare un'andatura non molto forte, ma l'andatura che va bene a te. Bravissimo Furlan, ma consentitemi di dire bravo anche a Zaina. Ha vinto una corsa recentemente nella Vuelta, l'ultima tappa della Vuelta. Ecco Rue che sta per essere ripreso, merita un bravo questo ragazzo, Zaina. Zaina è stato una delle più grandi promesse e lo è ancora tuttora, e finalmente sta ritrovando una giusta dimensione. Un bravo anche comunque devo dire a Giupponi che si sta ritrovando e sta facendo delle belle tappe, complimenti. Rue ripreso e Filippo, poi c'è Indurain, vedete Rue sulla sinistra, 4 chilometri alla conclusione, c'è Giovannetti in testa, ecco il cartello che indica gli ultimi 4 chilometri naturalmente per il gruppo, mentre Furlan a quanti chilometri è dall'arrivo Gianni? Ma io sono in coda al gruppo Maglia Rosa, Adriano, forse voi avete maggiori ragguagli direttamente dal palco con Radio Corsa, io sto seguendo. Quest'anno veramente ha dato una esatta dimensione del suo spessore atletico, ha vinto una tappa nel Criterium Internazionale, ha vinto il Giro Toscana, ha vinto la Freccia Vallona e ora conclude alla grande questa tappa difficilissima, questa tappa che ha condotto sempre all'attacco e che merita di vincere alla grande. Furlan secondo sino a qualche giorno fa in classifica, ora si ripropone ancora nelle zone alte della classifica, ancora poche decine di metri per il meritato trionfo per Furlan. Dopo Charlie Gaul, dopo Miguel Poblet, dopo Vladimiro Panizza è la volta di Giorgio Furlan. 6 ore, 26 primi e 32 secondi il tempo conclusivo per Giorgio Furlan, che viene subito abbracciato dai suoi tifosi. Lasciamogli il tempo di prendere fiato subito dopo l'arrivo del gruppetto dei più immediati inseguitori. Passeremo la linea a Giacomo Santini che è già pronto accanto a Furlan. Allora ecco lo sprint per il secondo posto. Vediamo Conti con la maglia verde che scatta. Poi giustamente il pubblico, i tifosi gridano lasciatelo respirare, lasciategli un po' di spazio. Ecco Conti con Indurain, Chiappucci, Chioccioli, Giovannetti e Amstin nell'ordine. Poi c'è Tonkov, scatto di Conti, mentre potete vedere il ritardo del gruppo, un primo e 10 secondi, scatta Conti, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, compagno di squadra di Furlan. Ecco gli ultimi tornanti, sempre Conti con Indurain nella scia, mentre giustamente Santini ha portato in una zona
più tranquilla Giorgio Furlan. Appena saranno arrivati ti passerò la linea per fare con calma l'intervista a Furlan. Vediamo anche la collega Ivana Vaccari, ecco il primo piano di Furlan, mentre in prima posizione c'è ora la maglia rosa di Indurain. Eccoci ormai in vista dell'ultimo chilometro, vorremmo portare nella nostra zona anche Sergio Neri, direttore di BS. Eccoci con Amstin, con Giupponi, tutto il Gotha di questo Giro d'Italia. Conti scatta, poi c'è Indurain, Chioccioli, ecco Chiappucci, Amstin, poi Giovannetti e Giupponi. Abbiamo problemi per il tempo, ci rivolgiamo a Sandro Petrucci, responsabile qui al Giro della TGS. Nessun problema, di fronte a una tappa del genere possiamo andare avanti fino alle 5.10. Grazie, eccoci con la maglia verde di Conti, la maglia rosa di Indurain, poi Chioccioli si sprinta per il posto d'onore, sono già passati 3 primi e 10 secondi dall'arrivo di Furlan. Furlan che vedete sta rispondendo alle domande di Ivana Vaccari, che sta preparando un servizio per Girovagando, la giornaliera rubrica di Giacomo Santini, sempre su questa rete alle 17.20. 18.20, 18.20, è la 23esima vittoria in questa stagione dell'Ariostea, veramente un record per questa formazione, mentre scatta Chioccioli, scatto di Chioccioli, Indurain in seconda posizione, scatta Chioccioli, siamo ai 250 metri, scatto di Chioccioli, vediamo se Indurain riesce a colmare il distacco, Indurain che insegue, scatto di Chioccioli, Chioccioli ormai non dovrebbe avere più nessun problema per conquistare il posto d'onore, ed ecco infatti che Chioccioli si piazza al secondo posto a 4 primi e 18 secondi, poi ecco Chiappucci, poi Giovannetti, Indurain, poi ecco Giupponi, Conti e Amstin, mentre vediamo che sta arrivando anche Vona. Giacomo, a te la linea. Grazie. Grazie Furlan, che ha atteso vivendo questi momenti di attesa con noi e contando i minuti. 4 minuti e 18